tutti benvenuti in un nuovo video. Io sono Manuela, questo è Facile Veloce Opinioni e volevo fare un video in cui mh, chiarivo alcuni concetti perché eh, nel mio canale mi dispiace soprattutto senza ovviamente far polemica se qualcosa appunto non risulta chiara, se mi sono espressa male, eccetera, quindi mi a ribadire alcuni concetti. Eh, tempo fa ho parlato del poliamore, e, sicuramente non è un concetto che vedo per me, che vedo adatto a, alla mia vita e a come vivo i rapporti, perché per me già un rapporto è totalizzante io lo vivo intensamente e eh, tendo mh, tra gli altri bassi a impegnarmici ogni giorno per cui per me risulta un concetto difficile non, ehm, non lo vedo appunto nella mia vita detto questo non ehm, questo non è assolutamente un canale in cui ehm, si fomentano fobie, si fomentano razzismi, si fomentano discriminazioni perché assolutamente, come vedete, ho fatto un sacco, un sacco di video contro le discriminazioni, contro il bullismo, eccetera. Anzi, ribadisco, se eh, una persona X venisse a cena a casa mia e mi raccontasse la sua esperienza appunto di poliamore sarei lì pronta ad ascoltarla senza alcun pregiudizio mentale rispettandola e, e sperando nel mio cuore che sia la scelta più serena e più bella per questa persona. E questo ci tengo a dirlo perché proprio il mio canale è improntato sull'educazione, sul rispetto e sulla gentilezza. Questa è una cosa a cui tengo tantissimo. Se mi sono in quel video spiegata male, spiego meglio cosa intendo. In, Intendevo il video: Intendevo che nella mia esperienza di vita, come ben sapete, eh, nella mia esperienza di borderline, di cure, eccetera. Eccetera, ho visto eh, tanti, tanti esempi in cui le persone non sapevano stare nelle relazioni, non ci riuscivano a livello emotivo. e... Eh, le vivevano tutto in maniera così instabile da eh, non darsi il tempo di coltivare anche un singolo rapporto eh, proprio perché vivevano questo diapason di bianco o nero o tutto o niente eh, persone che appunto si sono anche sposate con leggerezza per poi separarsi sei mesi dopo alla prima difficoltà, eh, secondo me, a mio parere, per come la vivo io, eh, io vivo l'impegno in un rapporto: se una persona consapevole, consenziente, soprattutto mh, che ha trovato il suo equilibrio, trova. Mh, in qualche modo mh, la propria dimensione dedicandosi a più rapporti, non sono assolutamente io a giudicare, non sono assolutamente io a dire è sbagliato, perché nulla è sbagliato se ti fa stare bene. La prima cosa secondo me fondamentale che ci tengo a ribadire è che secondo me la regola per ogni cosa che ti fa stare bene è proprio il tuo bene, nel senso non autodistruggerti e, e comunque eh, dar, dare alla vita determinati valori. E io ho collegato quel concetto di poliamore al borderline perché molto spesso appunto eh, c'è chi lo è inconsapevole di esserlo e non riesce a stare anche solo in una relazione, ma cerca vari escamotage per... Mh, non stabilizzarsi in nessuna dimensione. Quindi questo è inquadrato nella frammentarietà di un disturbo di personalità che nulla ha a che fare con una scelta di vita, una scelta consapevole, una scelta con dei valori. La persona che mi ha commentato nel vecchio video che ho fatto io aveva ragione: non tutte le persone appunto eh, che ehm, hanno come valore il poliamore sono persone eh, promiscue come l'ho inteso io ma la promiscuità l'ho intesa alla luce di un'instabilità interiore non alla luce di una scelta mm, per me era importante ribadire questo perché mm, mi è molto molto dispiaciuto che fosse arrivato un messaggio di pregiudizio da parte mia e quindi mh, ci tenevo a specificare questa cosa e, e che questo è un canale assolutamente aperto e pacifico detto questo io non lo vedo per me come stile di vita per me è già tanto impegnativo essere aver aperto il mio cuore a una persona che è mio marito quindi l'ho trovato tanto impegnativo ma un percorso, eh, un percorso difficile ma bellissimo e quindi non mi pento di nessun momento che eh, ho vissuto, non mi pento di, mh, della complicità che si è creata negli anni di vita insieme, eh, dello, dello scherzare, dei disaccordi, dei momenti di gioia, non mi pento di nulla. È stato un impegno che ho preso nella mia vita ed è stato quello che io ho desiderato per tutta la vita, crearmi una famiglia. Ripeto, tutto quello che scegliete deve essere un valore per voi, non qualcosa che vi faccia del male. Questo è, è quel, il principio che vi volevo mh, far arrivare nel video la storia di Susanna Keysen ragazze interrotte perché eh, magari avrò anche generalizzato ma spesso e volentieri ho visto persone in momenti in cui non erano stabili interiormente avere più storie ma non riuscirne a mantenere nessuna mentre nel momento in cui sono scelte in cui sei serena e consapevole probabilmente magari io non la condividerò per me quella scelta ma sarò sicuramente felice della tua felicità bene sono contenta di aver chiarito questo concetto vi auguro buona serata vi mando un bacione se il mio video vi è piaciuto like e iscrivetevi e Mando soprattutto un saluto alla persona che mi ha commentato, dandomi la possibilità di chiarire meglio questo concetto. Un bacio!